Vangelo e commento. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Commento. Ciao a tutti. Il Vangelo di oggi è particolarmente impegnativo e davvero si potrebbe parlare tantissimo di queste poche righe. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli. Nel momento in cui le persone capiscono l'importanza di Gesù, Gesù fa una cosa davvero incredibile. Compie il miracolo dei miracoli, annuncia che sta per arrivare la salvezza. E lo fa con queste parole. Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Oggi, 2000 anni dopo l'annuncio della passione di Gesù, ancora non riusciamo a comprendere un amore così grande. Ed è il cercare di capire quando questa luce è così forte, è così accecante, che non può essere compresa né con lo sguardo né con l'udito. Allora la fede sopperisce a tutto questo, perché nel testo del Vangelo si fa riferimento a tutti i suoi apostoli. Essi però non capivano queste parole e restavano per loro misteriose, non ne coglievano neanche il senso, ma avevano timore di interrogarlo su quell'argomento. Il timore per noi diventa ciò che ci blocca, ciò che ci ferma verso quella corsa in braccio a papà. Sostanzialmente faccio questo riferimento perché forse può aiutare. Quando siamo bambini, se veniamo presi e lanciati in alto da papà, non abbiamo dubbio che lui poi ci riprenderà subito e non ci interroghiamo, non abbiamo nessun timore. Mentre qui la nostra umanità e il nostro timore non ci avvicina a Dio e purtroppo lasciamo Gesù da solo alla sua passione. Ricordatevi però che il timore può essere vinto dalla condivisione e questo aiuta a camminare per la via stretta che il Signore ci indica. Una delle chiavi della saggezza cristiana è proprio quella di riconoscere l'immensità dell'amore di Dio e contemporaneamente ammettere la grettezza e la viltà del nostro peccato. Siamo lenti a comprendere questo e il giorno in cui scopriremo che abbiamo l'amore di Dio a portata di mano, in quel giorno potremo esclamare come Sant'Agostino: «Tardi ti ho amato, mio Dio», e quel giorno può essere oggi, può essere oggi. Ciao e a presto. Pensieri per il Vangelo di oggi. Non abbiate timore. Questa croce non fu mortale per me, ma per la morte. Questi chiodi non mi procurano tanto dolore, ma imprimono più profondamente l'amore per voi. San Pietro Crisologo. La sua fedeltà consiste nel fatto che lui non opera soltanto come Dio rispetto agli uomini, ma anche come uomo riguardo a Dio, creando così l'alleanza in maniera irrevocabilmente stabile. Benedetto XVI. Dall'inizio della sua vita pubblica,
al momento del suo battesimo, Gesù è il servo totalmente consacrato all'opera redentrice che avrà il compimento nel battesimo della sua passione. Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 565. Se questo video ti è stato utile, ti chiedo di iscriverti al canale, mettere un like e condividerlo con i tuoi amici. Grazie e a presto.